Euro dracma, noi sappiamo che esiste una lobby della dracma che ci vuole spingere fuori dall'euro. Questo sarebbe una rovina. Domenica voltiamo pagina per la grande vittoria della democrazia. Syriza è la speranza. Ischiro, etnico kratos. Alba Dorata vuole una nazione forte, senza immigrati e con un esercito potente. Cosa pensa degli ebrei, degli immigrati, degli omosessuali? Siamo contro l'omosessualità, i clandestini devono essere rimpatriati. Noi non consideriamo gli ebrei greci. Hanno uno stato che si chiama Israele, la Grecia ai greci. Il giorno del giudizio è arrivato, i greci hanno votato. E ora? Vasilis Vasilikos, il celebre scrittore di Z, l'orgia del potere, candidato al Parlamento con Sinistra Democratica, oggi ha paura. La vera situazione è tragica, come la tragedia greca, che non si vede uscita di questo impasso, perché non è un problema solo greco, è un problema europeo. Ho votato per Nuova Democrazia perché dobbiamo avere un governo. Io sono vedova e prendo una pensione di 354 euro. Tutti i politici sono colpevoli. Berlusconi è molto bene. Berlusconi. Non c'è più Berlusconi. Non c'è più, ma cosa adesso Italia è in fondo. Per colpa di Berlusconi. Sì. Pensate ai problemi vostri. Come les. Prossimo sarete voi, dopo la Spagna. Ora la crisi morde anche i ricchi e infatti ad Alimos, la più grande marina di Grecia con oltre 6.000 yacht ormeggiati, nessuno si fa più vedere su questi gioielli del mare. Fino a poco tempo fa, la domenica, qui c'era la fila per entrare. Adesso le barche sono tutte ferme. E Glifada, prestigiosa località di mare a pochi chilometri dalla città, è incredibilmente semideserta. Ma esistono ancora i ricchi in Grecia? Sì, esistono ancora. Hanno soldi, ma la gente ha paura di comprare. Questa è una collana di brillanti di diamanti che costa 350.000 euro. Non l'abbiamo venduta ancora, speriamo nel futuro. Ma il vero dramma che dovrà affrontare il nuovo governo si chiama sanità. Da più di un mese le farmacie hanno deciso di non dare più alcun tipo di farmaco ai pazienti con ricetta medica. Per molti è una vera catastrofe, visto che la pensione media è oggi di 350 euro. Quanti soldi deve lo Stato greco alle farmacie? 500 milioni. Non accettiamo le ricette. E bisogna pagare il totale. In contanti. In contanti. Ma a rimettere la Grecia in Europa, almeno per il calcio, ci pensa Karagounis, che con un incredibile 1-0 proprio alla vigilia del voto batte la Russia. Noi rimaniamo nell'euro, ma ora dobbiamo battere la Germania. È più facile battere la Russia o battere la Troica? No, io credo che possiamo battere tutti e due. Il paese attende che la politica faccia presto, intanto si festeggia pensando alla prossima partita che, ironia della sorte, sarà sempre contro l'odiata Germania. Nell'ultimo anno i banchieri centrali hanno fatto i cosiddetti stress test, sostanzialmente delle situazioni molto stressanti per i bilanci delle banche, delle eventualità molto stressanti per i bilanci delle banche per vedere se le banche avrebbero retto alla crisi. Ebbene, un grande naturale stress test dell'Europa è quello a cui stiamo assistendo in queste ore, e cioè che cosa succede se la Grecia, in questo momento non è ancora del tutto chiaro, diventerà ingovernabile nei prossimi mesi, oppure che cosa succede se una parte politica importante greca deciderà di non aderire al piano di austerità che è stato varato dai precedenti governi. Questo è lo stress test per eccellenza che sta avvenendo in queste ore. I sondaggi e gli exit poll dicono che forse Nuova Democrazia, il partito di centrodestra, dovrebbe farcela e potrebbe fare un governo anche con la sinistra, diciamo così, pro-europea. Però il punto fondamentale resta. I mercati
mercati si alimentano ovviamente di speranze, di illazioni e di certezze qualche volta. Quello che esce sicuramente dalla Grecia oggi è l'insicurezza. Non sappiamo che cosa succederà domani, dopodomani, quali saranno i governi che governeranno appunto la Grecia e che cosa soprattutto faranno. Bene, quello che non succede oggi in Grecia è sicuramente quello che succede sui mercati domani, e cioè il trambusto, probabilmente non domani mattina, forse dopodomani, e sostanzialmente quello stillicidio di informazioni, non informazioni, misure, non misure, che porta alla speculazione a prosperare. Vedete, sarebbe stato, capitemi bene, paradossalmente migliore per i mercati capire che la sinistra antieuropea ha vinto in Grecia. In quella maniera avremmo visto, con lo stress test europeo, se c'era veramente la volontà dell'Europa e della Germania di dare una mano ai greci o di rompere questa costruzione. Questa sera ne parleremo con degli ospiti qualificati, vedrete. Buonasera da Nicola Porro. Che bella questa copertina di David Parenzo. David va, racconta e ci dà sempre il senso delle cose, le barche vuote, e le farmacie che non rimborsano più i ticket, un paese all'osso. Bene, oggi siamo nel gorgo della storia, non solo i greci, tutti noi. Il Corriere della Sera oggi ha pubblicato un'opera di un artista che sta a cavallo fra l'Italia e la Grecia, Gianni Cunelli. Sei una dea Atena bendata con una bruciatura, una linea di fuliggine sul volto. Quando gli dei sono accecati, anche gli dei della finanza, anche gli dei delle banche, anche gli dei delle grandi istituzioni europee che non hanno voluto spendere 30.000 euro per salvare la Grecia quando era facile, quando gli dei sono accecati può accadere di tutto. Il risultato di oggi ci dice una cosa molto semplice: vanno avanti i partiti del no al memorandum europeo, ma c'è una maggioranza in Parlamento, grazie al premio, di quelli che sono favorevoli ad accettare il memorandum. È una maggioranza di 20 voti, molto esile. Non so, se fossi un politico greco, se preferirei essere con il cerino in mano di quei 20 voti quando le piazze esploderanno, oppure se preferirei essere all'opposizione. Un grande intellettuale italiano, Luciano Canfora, sempre sul Corriere della Sera, meno male che ci sono i giornali, ci ha regalato un lampo di storia di quelli che ti mostrano le cose. Ci ha raccontato che Solone nel 594 aveva fatto una legge importantissima che potrebbe parlare anche al presente. Nella Grecia antica era considerato un principio di civiltà che fossero cancellati i debiti che tengono incatenate le vite delle persone. Non siamo noi all'altezza in questo secolo un po' sbandato di quello che potevano fare i grandi legislatori ateniesi? Io non lo so. So che oggi inizia una nuova puntata di storia che riguarda anche noi. Forse quella signora che a David ha detto attenti perché i prossimi siete voi, forse quella signora dovremmo un po' ascoltarla. Buonasera da Luca Teresa. Eccoci qua, Luca. Giornata ancora tutta da vedere come si conclude, perché tu hai dato 20 voti in più ai partiti pro e... Abbiamo messo... No, questo diciamo, l'abbiamo dato il risultato ultima ora e lo aggiorneremo in diretta. Seguendo questa puntata vi daremo lo scrutinio. Lo scrutinio anche perché c'è ancora un po' di indecisione tra lo scrutinio effettivo e quelli che sono gli exit poll che danno invece più equilibrata la situazione. Vedremo nel corso della serata, però presentiamo subito i nostri ospiti. Innocenzo Cipolletta, buonasera, Oliviero Di Liberto e Francesco Storace. Buonasera, e poi abbiamo in tre idee diversissime, no? Come piace in onda. Sperando che non siano tutti e tre sulla stessa posizione. No, tu che dici? Non si parla di Monti, quindi... Benissimo, abbiamo in collegamento già da... Parleremo anche di Monti. Parleremo anche di Monti, Liberto. Bene, e comunque Monti ieri ha parlato di Grecia, lo faremo vedere. Vediamo se c'è già in collegamento con noi David. Eccolo, David. Qual buonasera, è il clima lì ad Atene? Cosa si dice? Allora, anzitutto io vi voglio far vedere questo. Voglio farvi vedere Piazza Sintagma, che alla mia spalla è il Parlamento. E Piazza Sintagma, solitamente teatro di grandi manifestazioni. Qui venerdì sera c'è stata la chiusura della campagna elettorale di Samaras. E rimane, diciamo, questo punto di nuova democrazia che, vedete, non è stato preso d'assalto per ora. Ci sono una serie di sostenitori. Il grosso dei sostenitori del partito è rimasto con Samaras all'interno della sede a pochi chilometri non da festeggiano. Qui. No, esatto, questa è la prima cosa che vi possiamo raccontare. Era previsto l'arrivo dei sostenitori di Samaras, però c'è molta prudenza, aspettano i risultati finali. Voi avete parlato degli exit, ora siamo al 18% dei seggi scrutinati. Vi posso confermare già alcuni dati: cioè Nuova Democrazia sarebbe in testa con il 29,5% e guadagnerebbe quindi 128 seggi. Syriza, il partito di sinistra, quello che viene etichettato come anti-euro, ma anche qui andrebbero fatte delle specifiche
modifiche che faremo al 27% e il PASOK antimemorandum, diciamo, anche se nessuno dei partiti vuole uscire dall'euro tranne il Partito Comunista, perché lo stesso partito di Samaras proprio nel comizio di venerdì ha detto anche noi vogliamo rivedere alcuni punti del memorandum, certo in modo più tiepido rispetto alle richieste di Syriza, ma anche loro vogliono rivedere quel patto. E vi posso dire questo, ha dato molto fastidio a Samaras venerdì sera a chiusura della campagna elettorale l'intervento che è stato definito a gamba tesa di Angela Merkel, cioè se Samaras è vero che è quello più vicino, considerato più vicino all'Europa, alla cosiddetta troica, però lo ha infastidito moltissimo questa sorta di endorsement che i giornali americani e in particolare Angela Merkel ha fatto con questo appello ai greci dicendo dovete votare scegliendo chi vuole stare nell'euro. Beh, Samaras molto preoccupato di non questo è mai accaduto, no, ma possiamo questo, dire non è esatto. Mai accaduto neanche in un'elezione europea, pensate cosa è successo per ti posso dire che è avvenuto e ha portato molto male la Merkel nei confronti di Sarkozy, te lo ricorderei all'inizio della campagna elettorale francese. Finisci, scusa. E infatti questo dicevo ha spaventato, no, per dirvi solo che questo ha spaventato moltissimo alla vigilia del voto i cosiddetti elettori moderati di Nuova Democrazia. Stando a questi primi numeri, lo scenario più probabile, però nel corso della serata aggiorneremo, è quello di un governo di coalizione formato da PASOK e Nuova Democrazia. Il totale sarebbe 161, 300 sono i deputati, 151 è la maggioranza, 161 sarebbe un governo non fortissimo, ma comunque forte e in grado, se non altro, di affrontare le prime quindi emergenze. Quindi 10 seggi siamo di distanza, dai primi scrutini, che sono il 18% ancora di tutti quanti i seggi elettorali, avrebbe una grande coalizione sinistra-destra, avrebbe 10 seggi di maggioranza. Così, ritorneremo da te. Davide, ritorniamo da te perché subito sentiamo in studio un primo commento dei nostri ospiti. Cipolletta, i mercati domani mattina, se prendendo l'ipotesi ultima, Parenzo, ma anche quella di Luca, cioè di una vittoria risicata, ma che comunque esiste in Parlamento, come reagiranno, come possono reagire? I mercati, posto che momento è una domanda da $1 milione e mi scuso se la faccio subito a Cipolletta perché nessuno io sa. Io faccio congetture esatto. E non faccio previsioni, tanto per cominciare. Esatto. Cosa? Ora, la congettura è che ovviamente questo risultato è un risultato più favorevole a un negoziato nei confronti dell'Unione Europea e quindi in qualche misura è un risultato positivo per i mercati perché questo significherebbe allontanarsi l'ipotesi di una uscita dall'euro. Attenzione, i mercati non è che sono interessati alle riforme che si fanno nei paesi. I mercati oggi stanno scommettendo se l'Europa mantiene l'euro o non lo mantiene. I paesi che sono votati alla svalutazione, se dovessimo uscire dall'euro, sono penalizzati qualsiasi cosa facciano. I paesi che invece vanno alla rivalutazione sono favoriti. Quindi in questo momento i mercati stanno cercando di capire che cosa farà l'euro. Se l'euro rimarrà insieme, allora è probabile che a questo punto anche le tensioni sui nostri paesi ridurranno. Se invece i mercati scommetteranno ancora che l'euro si rompe, questo sarà un dramma per la Grecia, per la Spagna, ma per noi e per tutti quanti. Molto chiaro. E però comunque i 10 voti di vantaggio possono dare l'idea ai mercati, possono darla questa idea ai mercati di un euro? Secondo me la possono dare. E vorrei aggiungere, è sufficiente? E vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Io non sono d'accordo sul fatto che la Merkel abbia fatto male a mandare questo messaggio. Allora, qual è il problema dell'Europa? È quella di avere una maggiore integrazione politica oltre che economica. E qual è l'integrazione politica fra i paesi europei? Ingerenza. Quella brutta parola che si chiama ingerenza è un fatto normale in una democrazia. Perché se noi siamo uniti tutti quanti insieme, quello che decidono in Grecia tocca a me, tocca agli spagnoli, tocca agli altri. Quindi va benissimo questo fatto. Io, quando anche ci criticavano gli altri paesi, ero felice. Non perché ci criticassero, ma perché questo significava un'Europa che ci unita. Sentivano parte dell'Europa. La Grecia non se la deve prendere se Merkel chiede qualche cosa. Poi devono decidere quello che vogliono loro. Però l'ingerenza è il fatto che noi siamo parte di uno stesso paese. Allora, volevo darvi due cose che arrivano grazie alla potente rete di Twitter. Una nostra collega, Natania Zevi, ci traduce uno scambio di Nuria Rubini che è a caldo in America. Twitta e dice in 6-12 mesi Nuova Democrazia e PASOK cadranno per via delle manovre economiche che devono affrontare. Questa è una cosa che può essere un segnale. Krugman, secondo il post di Luca Sofri,
dice: a Siriza si fregano le mani che la patata bollente sia finita in mano agli avversari. Di Liberto, lei che sentimentalmente ancora non sappiamo se si sente più vicino al Partito Comunista Greco Ortodosso, contro che ha perso molti che voti, è contro l'euro, che è l'unico che dice usciamo subito all'euro o a Siriza, ci dà una valutazione della sinistra greca ma anche della sinistra europea? Beh, intanto la sinistra greca è andata benissimo, perché l'esploit di Siriza è incredibile, sono passati da una percentuale del 2-3% alla percentuale del 30% quasi nel giro di un anno. Il Partito Comunista Greco, secondo me, sta pagando duramente una politica di non alleanza con la sinistra, cioè di non avere, a prescindere da qualunque altra considerazione, intenzione di collaborare proprio con Siriza, che invece è un esperimento molto interessante. Un esperimento molto interessante anche per l'Italia, per tutta l'Europa, e cioè tenere insieme in una forma federativa esperienze, culture politiche, anche alcune linee diverse, ma tutte chiaramente antagoniste rispetto all'establishment finanziario europeo. E quello che diceva Krugman, secondo me è giusto, e cioè oggi la destra più, diciamo, il PASOK, che ormai è assimilabile per politiche liberiste alla destra di Nuova Democrazia, hanno avuto la maggioranza risicata, ma dovranno applicare il memorandum, cioè lacrime e sangue, con politiche tutte depressive, e quindi si troveranno di fronte a una crisi economica ancora più accentuata. Quello che io francamente non capisco è perché ci sia questo accanimento, diciamo, ultraliberista, quando le ricette di austerità europee non stanno funzionando in nessuno dei paesi dove vengono applicate. Io ho qui un dato, me lo sono portato perché è un dato di un istituto tedesco. Stia di attento macroeconomia... a citare i dati economici che Porro le va a controllare il numero. Glielo faccio vedere ufficiale. Quindi. Institute for Macroeconomie e Congiunture, e cioè la macroeconomia e congiuntura, in cui i dati e la proiezione di crescita in Europa danno per il 2013 tutti i paesi dove è stata fatta una ricetta appunto di austerity, cioè di taglio dei servizi, di taglio dei diritti, tutti in crisi verticale. Italia meno 2,9, Spagna meno 1,7, Grecia meno 6,2, Portogallo meno 3%, Irlanda meno 1,3. Tutti i paesi invece dove sono stati fatti investimenti sulla produzione e sull'innovazione sono andati in crescita. Allora, le poche cose che si potevano fare davvero per essere competitivi e per rilanciare l'economia era fare un massiccio investimento nella redistribuzione del reddito per un verso, ma nell'altro scuola, università, Liberto, ricerca. Questi signori hanno pagato pensioni a 50 anni, hanno più dipendenti pubblici, posso 70%, dire una cosa, cioè, porno? Stiamo parlando non dell'Italia, stiamo parlando di un orrore porno dal punto di vista porno dell'intervento pubblico. E chi è che l'ha fatto? Nuova Democrazia. Assolutamente, ma io il PASOK, quelli che, quelli scusi, che oggi sono chiamati a rimediare a quello che hanno combinato. Come si fa a risolvere un problema in questa maniera se loro stessi, ovviamente, gliene diamo atto? Il memorandum non può essere applicato, perché altrimenti davvero a quel punto il memorandum verrà rinegoziato. Questa è la posizione di tutti. Se c'è rigore dovrebbe essere al momento questa è la posizione del memorandum, però anche questa è la posizione di tutti, anche degli spagnoli che si trovano in quella situazione. La posizione di tutti. Posizione che verrà portata avanti. Non io sono convinto. Da... No, una cosa l'ultima, poi ma c'è tempo per poi interlocutori, diciamo. Vi lascio anche solo. Rinegoziato il memorandum, il nostro presidente del Consiglio Monti, ieri a Bologna alla festa di Repubblica, ha detto una cosa di un cinismo che a me ha fatto accapponare la pelle. Cinismo puro, parlo di morale, non di politica. E cioè ha dichiarato, è un virgolettato: non è male, ha aggiunto Monti, che una prima drammatica esperienza all'Eurozona la stia vivendo con un paese, la Grecia, il cui peso economico e finanziario è modesto. E cioè, se un paese diventa una cavia di politiche ultraliberiste. Allora vediamo io, 2,5% del PIL europeo. Io siamo subito io sono allibito e indignato. Cosa vediamo, vuoi fare? Vediamo Monti, che è esattamente il pezzo che diceva lei. Vediamo il pezzo di Monti e poi dopo arriviamo con Storace a un po' di sangue. No, perché... tranquillo. Da quando si è manifestato il problema greco 3 anni fa, la Grecia è stata sottoposta ad una tale batteria di vincoli doverosi nel suo bene, per il suo bene prima di tutto,
e poi per la non infezione dell'economia europea, per quanto piccolo fosse l'insetto infettante, che poi si è determinato un passo non sufficientemente veloce nella trasformazione delle leggi, del costume politico, nel passaggio dal nepotismo alla concorrenza, nell'abolizione della corruzione, tanti mali che a noi non risultano del tutto ignoti. Ebbene, il bicchiere non l'ha riempito tutto e non l'ha riempito abbastanza svelto la Grecia, ma quel tanto di trasformazione che è già avvenuto, e speriamo in modo irreversibile, è insufficiente a soddisfare la contrattualistica europea, e non sto dicendo che l'Europa dovrebbe cedere, ma è una trasformazione della società greca, già così, in modo imperfetto come è avvenuto, che normalmente richiederebbe una generazione. Mi sembra che fra Monti e Scalfari sia più giovane Scalfari in quella sede. Storace, voi, visto che l'abbiamo chiesto a Diliberto, abbiamo capito che ha più simpatia per Siriza che per i comunisti del Partito Comunista Greco, voi vi sentite vicini, affini, in qualche modo diversi, ma... Affini? Con due F. Affini, con due F. Vicini, non gli dire così a Storace. A Alba Dorata... che ha avuto un dovrebbe entrare in Parlamento con un 19 deputati secondo le prime proiezioni. Guardate, questa domanda, dopo aver sentito Monti, insomma, che personaggio che sta un po' sullo stomaco solo a sentirlo parlare, vorrei stare un attimo sul tema del cinismo e arrivo subito alla risposta. Questo è un paese, il nostro, dove c'è gente che preferisce uccidersi che combattere col fisco. Lui è arrivato a dire che in fondo in Grecia ci sono stati più suicidi. È il cinismo l'asse portante di questo governo. Le forze politiche che vincono oggi in Grecia, se si può dire che hanno vinto, hanno in termini di consenso elettorale meno rispetto a quello che hanno avuto i partiti che sostengono la maggioranza di Monti, anche se nei sondaggi calano in maniera verticale. Che vuol dire che non c'è consenso attorno a questo tipo di politiche. I popoli hanno paura. Questa è la realtà. Hanno paura di quello che può succedere. Allora, non votano le forze dichiaratamente antieuropeiste? Però credo che non la daranno, che daranno molto da torcere, molto filo da torcere ai governi che applicheranno quelle politiche. Vedete, in questo paese si fatica a ragionare su una questione, che è quella che ci riguarderà nei prossimi 10-20 anni, non appena troverà attuazione quel maledetto strumento che è stato sottoscritto con grande leggerezza, il Fiscal Compact. Sottoscritto dal governo Berlusconi, o sbaglio? Io no, Monti è andato a firmarlo adesso. Perché dice il governo Monti, proprio in quella festa... Tax, non mi ricordo come si chiamasse. Ha detto a quella festa, lui non ha fatto altro che rispettare... È una conseguenza degli accordi precedenti. Il Fiscal Compact ci imporrà una disciplina fiscale molto ferrea. Io dico, la può approvare, la può ratificare un'operazione di questo genere, un trattato come questo, un Parlamento che ormai non ha più legittimazione democratica, non ha più rappresentatività, perché è un Parlamento che esprime una tendenza politica assolutamente minoritaria nel Paese. E evidentemente no, è evidente che no. Allora, il suggerimento che ci siamo permessi di dare in grandi manifestazioni che abbiamo fatto in queste settimane, sia a Roma che a Napoli recentemente, è quello di consentire, anche se la Costituzione dice i trattati internazionali non possono essere soggetti al referendum, c'è il precedente dell'89 sull'indirizzo al Parlamento europeo, autorizzare i cittadini a un referendum, arrivo per questo, a un referendum per decidere come stare in Europa, se approvare o meno questo trattato. È evidente che se non fai votare i cittadini, è evidente che se non li rendi partecipi di questo mitico processo europeo, alle prossime politiche ci saranno forze parlamentari e non che chiederanno il voto per uscire da un'Europa fatta in questa maniera. Europa che respinge i cittadini e i loro diritti, ben difficilmente può vederli protagonisti. Alba Dorata, sono camerati, leggo, o no? Io leggo, guarda, io questa è una parola che uso per ragazzi che sono morti, quindi non mi piace il giochetto della provocazione, no, non è anche perché siete stati molto bravi nei servizi, ci avete fatto vedere le piazze di Nuova Democrazia, le piazze della sinistra, e poi quattro ragazzi in magliettina
come se loro non avessero fatto campagna elettorale esattamente come gli altri partiti, cioè il tentativo di rendere caricaturale noi abbiamo fatto un una servizio, posizione no, guardi, politica. No, tu lo questo guardi, sbaglia, cioè, so chi vedere segue, anch'io, chi no, io lo sbaglio, questo programma no. Sa che abbiamo fatto un lungo no. Servizio su loro nei quartieri. Io so che mi avete invitato adesso, ho visto queste perfetto, immagini. Ma li abbiamo fatti parlare. Allora, quindi, io non so se sono neonazisti. Sa che il direttore di questo telegiornale in un editoriale, Enrico Mentana, ha detto che è una nota dolorosa che siano entrati in Parlamento, quindi noi è un problema suo. Io penso che quando vota il popolo ha sempre ragione. Per alcuni sarà una nota dolorosa anche l'ingresso di seguaci di Beppe Grillo, per alcuni lo è stata anche la vittoria di Grillo alle elezioni di Parma. È il popolo che si esprime. Perfetto. Credo che se si parla di democrazia, vedete, io, a me preoccupa, mi interessa capire che cosa dice una forza politica. Io a menare non vado, se invece non è quello che, di cui si parla, ma si sta parlando una forza politica che contesta questo modello europeo, ha la mia simpatia. Altro no. È simile, secondo lei, al fenomeno Le Pen in Francia o sono due fenomeni diversi? Beh, diciamo che Le Pen, l'ha incontrato Marine Le Pen, che è diventato un partito importante, voglio dire, ha stretto un legame entra europeo. Finalmente in Parlamento, anche sì. Quella è una tragedia, non credo. No, ma appunto glielo sto chiedendo, per quello glielo chiedo Storace. Beh, diciamo che ci sono molte differenze, ad esempio sulle questioni legate ai diritti civili, Marine Le Pen ha posizioni assolutamente diverse. Sono questioni però sicuramente è una destra più istituzionale quella della Le Pen. È una destra che sicuramente rispetto ad Alba Dorata, è una destra che sicuramente contesta anch'essa questo modello europeo. Benissimo. Sul fiscal allora, compact ha detto cose terribili e sul governo Monti anche Marine Le Pen insomma ha parlato di commissariamento alla democrazia italiana. Allora, forse lo avete già visto, ma vediamo il frammento di il match del deputato di Alba Dorata che ha preso a pugni due esponenti della sinistra. Ah, non fate tanto vedere anche il deputato del Front Nazionale che vedere è stato aggredito oggi? Il deputato? Il deputato del Front Nazionale, no, un deputato ma lo facciamo aggredito? Vedere, Strace, perché lo no, dico voi sapete se lo fate vedere. No, ma lo dico solo non perché l'avvocato abbia un problema, Golan, ma per spiegare che se una forza che ha avuto un'esposizione su una cosa, un episodio così forte va avanti, vuol dire che c'è una rabbia molto forte che spinge nelle vele di questi. Non è obbligatorio fare a botte. Non è obbligatorio fare a botte. Sulla terrazza di David Parenzo. Commento anche Sgarbi l'ha fatta una volta. Ma questi sono insomma tre cazzotti, non ci scherzai troppo. Solo che non ha preso voti Sgarbi. Parenzo. Parenzo. No, due eccolo dati e poi vi presento un ospite. Nulla di grottesco, Storace, nella rappresentazione che abbiamo dato di Alba, come no, di Alba Dorata. No, complimenti. Sono per il giornalismo, no, vero? La informo, no, ma la informo completo che la definizione neonazisti, Storace, con la sua autorizzazione, la informo che la definizione neonazisti non è una definizione che hanno dato i cronisti italiani, ma è una definizione che qui è molto in voga nella stampa greca, che non è tutta comunista, ma che ha coniato poco fa un titolo anche su alcuni siti greci dicendo i neonazisti tornano in Parlamento. Dopodiché hanno ricevuto, stando agli ultimi dati, il 6,98% e quindi siamo al 41,64% dei seggi. Viene meglio, diciamo. Potrebbero entrare con, per la sua gioia evidentemente allora, con 18 deputati che saranno e invece gli altri presenti, Parenzo, cerchiamo di capire cosa dentro, sta succedendo invece allora, sui grandi quello che succede è che Nuova Democrazia è data in questi ultimi numeri al 30-36% con 131 deputati, il PASOK 12,78 con 34 e poco fa il leader di PASOK, Venizelos, ha detto che è disponibile a dare i suoi voti per un governo di coalizione. Quindi diciamo sempre di più, se i numeri dovessero confermare questi dati, si profila un governo piuttosto forte anche rispetto ai dati che vi abbiamo dato prima, PASOK più Nuova Democrazia. Quanti seggi? Ripeti la somma dei seggi della grande siamo coalizione. Al 41,64 pressappoco. Quindi sì, che vuol dire in termini di seggi, insomma, c'è una proiezione sui seggi, David, perché c'è un premio di maggioranza, ricordiamo gli ascoltatori, di 50 sono seggi 50, per il primo partito. Esatto, il primo partito sono 50 seggi, quindi potrebbe arrivare oltre i 170 probabilmente. 170. Stando a questi numeri potrebbero essere oltre i 170. Io vi volevo presentare intanto un altro ospite che è qui con noi, anzi il primo ospite della serata, che è Christos Papavasiliou, che è un medico
Pacifico, vicepresidente della Camera di Commercio, console onorario di Corinto. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Senta, intanto posso chiedere per chi ha votato lei? Nuova Democrazia. Lo dice come fosse quasi ovvio. Sì, ovvio, perché... Però questo forse lo possiamo dire. È un paese spaccato anche nel corpo elettorale, perché molti giovani hanno votato per Syriza, mentre diciamo le persone un po' più mature hanno invece votato, non ho detto anziane, hanno votato per Nuova Democrazia. Anche questo è un dato che dà, come dire, una frattura di un paese, no? Tra uno scontro tra generazioni. Ovviamente abbiamo pensato noi un po' come padri, come anni prossimi, i prossimi che hanno votato, diciamo, dopo 30 anni, sì, 40, noi o padri o anche per i giovani, perché noi abbiamo l'esperienza. I giovani la pensano diversamente, perché invece hanno votato Syriza. Perché non hanno l'esperienza della vita. Noi abbiamo passato la Grecia, ha passato anche altre cose più negative al passato. Allora noi abbiamo votato Nuova Democrazia. È interessante il caso del dottore, perché lui ha fatto il medico per 35 anni e ora, a causa dei tagli, del ridimensionamento delle pensioni, arriva ad avere, dopo 35 anni di medico, quindi una professione, sì, piuttosto remunerativa, no? Sì, sì, va bene. Quanto di pensione possiamo dirlo? Va bene. Hanno 1200 euro al mese, sì, diciamo. Però hanno diminuito tutti, dobbiamo essere tutti a aiutare in questo momento la Grecia, anche se diminuiscono gli stipendi. Però è interessante ricordare che un professionista come lei, che ha lavorato per 35 anni facendo il medico, ora si ritrova con 1200 euro di pensione. Sì, va bene. Sì, ma facciamolo sentire, base, scusami Davide, fallo parlare, perché mi sembra, non è una cosa banale che ha detto, scusami Davide, ha detto rinuncio, prego, cioè non mi sembra il tema fondamentale quello di avere la rinuncia. Adesso che abbiamo un nuovo governo, dobbiamo essere tutti più tranquilli, più serietà e più verità per il popolo. Dobbiamo, i politici, anche io non sono politici, però ho tanti amici, essere più seri è la verità. Questa sulla serietà, ovviamente, il collegamento è dato sulla verità. Il collegamento, ma è molto chiaro e molto interessante. Che con lui molto chiaro e molto. E tra l'altro si sentivano ecco, già, è ritornato, scusate, si sentivano ritornato anche delle macchine rumorose, come se si stessero iniziando i festeggiamenti. Sì, no, vi posso, festeggiamenti qui no, c'è il solito gruppo, è aumentato, sì, di poche persone, ma insomma diciamo il grosso di Nuova Democrazia arriverà qui tra un'ora probabilmente, per ora festeggiando a Zapio, dove è appena arrivato Samaras con la moglie era sorridente, dicono le agenzie di stampa, e tra poco terrà a Zapio, a pochi chilometri da qui, una conferenza stampa, e poi è probabile 500 metri, però pensiamo tra un'oretta che sarà tutto definito. Importante però essere tutti uniti bene, per il prossimo e per il bene del paese. David, prepari un altro ospite, che torniamo a Cipolletta e ci fai sentire un'altra testimonianza, credo che siano tutte molto interessanti. Restate incollati, perché questo dato definitivo secondo me sarà molto importante stasera. Cipolletta. Sì, io credo che questa vittoria può veramente aprire la porta a una nuova visione europea, cioè avere un negoziato in Europa in cui le misure che sono state adottate in Grecia, che secondo me sono state enormi, e che quindi i greci vanno premiati, non vanno puniti per quello che hanno fatto, può dare all'Europa la possibilità di cambiare attitudine e cominciare a intervenire sui debiti sovrani dei nostri paesi per abbassare i tassi di interesse. Il problema della Grecia oggi non è tanto che spende troppo per la sanità o per altro. Oggi si trova a pagare tassi di interesse del 29% sul debito pubblico, e quindi ogni volta che deve andare a prendere dei soldi per pagare stipendi non ha capacità. No, quindi, è il crollo del prodotto interno lordo. Qui le voglio chiedere una cosa, perché è un adagio che ritorna. Quello che è accaduto in Grecia, in un paese piccolo, molto più povero del nostro, in fondo potrebbe ripetersi o no anche in Italia. Cioè le politiche di taglio e di tasse che stanno facendo deprimere il prodotto interno lordo italiano possono creare un rischio Grecia? Sì, sono i tagli quelli che deprimono l'economia, non è l'aumento delle tasse. Non lo dica Porro! Lo dico perché in economia vale questo principio. Le tasse sono meno recessive dei tagli della spesa. Cipolletta. Questo è scritto su tutti i manuali di economia. Anche se in Italia in questo momento si continua a parlare di eccesso di tasse. Avevo letto un documento diverso anni fa di Confindustria. Anch'io e anche all'esilio. Sto parlando di Cipolletta. Sono 12 anni che non sono bellissime. Posso dare atto a Cipolletta, che è sempre stato a favore dell'imposta
ICI e poi dell'IMU. L'ha scritto anche recentemente, quindi contro tasse, il parere di tutti noi. Allora, i tagli della spesa sono quelli che incidono immediatamente sulla crescita economica di un paese. Vanno fatte alcune razionalizzazioni, non ci sono dubbi, però secondo me quello che noi dovremmo fare in questo momento in Italia e anche in altri paesi sono aumenti di tasse per redistribuire soldi a chi ha perso il lavoro. Questa è l'unica maniera per sostenere l'economia. Quindi dare i soldi, in particolare in Italia, ai precari che hanno perso il lavoro, un'indennità di disoccupazione, perché oggi le famiglie si trovano ad avere... Ma qua, dove li trova questi soldi il governo che non è riuscito nel decreto... Un aumento ulteriore delle tasse? Questo ancora non fatemi legge, mi fate sentire, Cipolletta. Poi dopo anche di Liberto... Ci sta il patrimonio su cui si può prendere. Perché siamo l'unico paese che non ha nessuna tassa sul patrimonio. L'IMU che è stata messa oggi, tutti parlano di cifre incredibili, più 200%, banalmente perché l'ICI era una tassa piccolissima e quindi è ovvio che mettendo una tassa piccola l'incremento è stato enorme. Ma se andiamo in tutti i paesi del mondo, sulla casa i proprietari pagano le tasse ben più elevate. Però, scusi, di quelle pagate. Noi non sappiamo ancora quanto pagheremo. No, lo sappiamo. No, ci sarà una rata al conguaglio. Il governo dirà abbiamo incassato 12 miliardi, ne servono altri due, aumentiamo le tasse. Sono differenze marginali. Ma tutti c'è l'imposta indiretta, c'è la benzina. Guardi, cioè, siamo cose che ce l'hanno tutti quanti. No, l'accisa più alta d'Europa è la nostra. No. Mi dispiace, ma non è vero. Ma se c'è gente che va a fare in Croazia... La Francia ha una tassa, ha una pressione fiscale maggiore di noi. Insomma, il Belgio ha una pressione fiscale maggiore di noi. Noi abbiamo aliquote elevate, ma basi imponibili ristrette. Le aliquote sono alte, ma le basi imponibili sono ristrette. L'opinione di un esponente importantissimo della Confindustria. Non sono della Confindustria. In questo mondo sono 12 anni che non sto. Ma voglio dire, un esponente che viene da quel mondo, della produzione delle imprese. Ma dicevo le stesse cose quando ero in Confindustria. Di Liberto dice cose simili adesso. Il presidente della Corte dei Conti ha detto cose simili. E cioè ha detto che le misure prese dal governo di ulteriori tagli deprimeranno di più l'economia. L'ha detto la Corte dei Conti italiana, non i bolscevichi. E allora io credo che si debba esattamente fare l'inverso di quello che fa il governo. Primo, una legge patrimoniale. Una legge sulla tassa patrimoniale. Sì. Perché il 10% degli italiani hanno il 50% delle ricchezze di questo paese e non sono stati toccati minimamente. Io sono per abbassare drasticamente l'IMU sulla prima casa di abitazione quando c'è un'unica casa di abitazione. Cosa che ci vuole ridurre le tasse. Cipolletta non è così convinto di questa cosa. Bene, l'ha scritto sull'Espresso un paio di settimane fa. Siamo un paese di prime case. Perché quando uno c'ha quattro persone in famiglia, c'ha quattro case, prime case. Quindi escludere la prima casa... Ma sa che questa non è stata girata, l'abbiamo raccontato, c'è la residenza. Con l'IMU questa è cambiata, non basta la residenza. Dalla Grecia all'IMU, finiamo sempre così noi tedeschi. Non basta la residenza. E poi bisogna fare il contrario di quello che hanno fatto in Grecia. Quel medico che dice mi hanno abbassato lo stipendio, il 40% in meno a tutti gli statali, il mio stipendio adesso lui piglia la pensione, ma... Gli statali, di colpo, gli hanno tolto il 40% del salario. Ma e poi la domanda interna come circola? Vorrei segnalare un altro dato di cui non parla nessuno. L'esportazione in Italia sta andando bene. Ma è la domanda interna che è crollata. Esatto. Perché? Ma perché hanno depresso l'economia. Guardate, questo è un dato clamoroso. È ripartita l'esportazione... Ma in Italia è tutto fermo, perché non ci sono salari. Questi sono i dati ufficiali, porra. Non è che ma io dicono. sono conduttore di questa trasmissione non ci sono, Nicola. Aggiungo, siccome il problema dell'Europa... Ma vi rendete conto cosa sta succedendo nell'Italia, Cipolletta e Di Liberto, sulle tasse? Assolutamente. Vi rendete conto? Che la gente la grande maggioranza non ce la fanno quelli che sono va bene. Io non devo parlare, io sono qua... Mezza controfigura pallida idea antitasse dei Tibarti. Per ridurre l'IMU. Solo per toglierle e basta. Lo dico con rispetto al dottor Cipolletta. Bene, qual è la copertura? Ho capito, questi vogliono fare... Finora la copertura l'abbiamo trovata nelle tasche dei cittadini. Chiedo scusa, mi ha fatto una domanda. Sì, giusto. Ecco. Sì. 3,4 miliardi,
diciamo che ieri ci hanno raccontato pure che c'erano 80 miliardi di libri, bastava 77 e risparmiavamo sul limo, diciamo, no? Tanto sono sempre virtuali. Allora, io credo che sia profondamente ingiusto mettere una tassa odiosa sulla prima casa. Questo è un principio. Vede, quando anche si parla di patrimoniale, un po' sorrido, certo non è un pericoloso sovversivo di sinistra, dottor Cipolletta, quindi non posso dirglielo a lui, però questo è il tempo in cui si dice, lo dice il governo, tutti quanti ad applaudire, bisogna mettere in vendita il patrimonio pubblico. Trovare quindi dei grandi, dei signori che investono le loro fortune nel patrimonio pubblico. Poi gli mettiamo la patrimoniale, però. Chi lo compra il patrimonio pubblico? Sì. Io vorrei capire questa cosa ridicola, questa cosa ridicola che viene messa in giro, che dovrebbe risolvere i nostri problemi. Allora io dico che quelli che stanno in Parlamento, se pensassero un po' a torchiare di meno i cittadini, io non so se vi è mai capitato di combattere con Equitalia, perché poi sono le questioni che affrontano tutti i giorni le persone. Non è che costruendo uno Stato basato sul fisco vessatorio, estorsore, noi risolviamo il problema di questo Paese. Bene. Perché se la gente poi le tasse non le può pagare, all'erario non arriva nulla. Allora, subito, come sta avvenendo già hai oggi, un dato purtroppo aggiornato su questo scrutinio storico e che cosa ci fai sentire? Allora, adesso vi presento subito l'altra storia che è a fianco a me, Ioli Baroncini, che è studentessa al secondo anno di letteratura italiana. Il cognome lo avrete capito, Baroncini è ovviamente italiano perché il papà è di Roma, italiano, e la mamma invece è greca. Arriviamo subito a lei perché è una delle giovanissime lettrici di Syriza. La prima cosa che vi voglio dire però è questa, che Samaras sta parlando in questo momento, ha detto che è un voto storico per rimanere nell'euro e ha fatto un appello a tutti i partiti, quindi non si è rivolto soltanto a PASOK, ma ha fatto un appello a tutti i partiti per fare un governo di salvezza nazionale. Ovviamente ha ribadito, rispetteremo tutti gli impegni che abbiamo preso con l'Europa. La seconda cosa che vi voglio dire, stanno uscendo i cosiddetti spostamenti, i flussi dell'elettorato. Cioè, questa per la prima volta in Grecia il 40%, circa 35, dell'elettorato ha cambiato opinione rispetto al voto di un mese fa. I movimenti più significativi che vi posso segnalare in base ai primi risultati sono da PASOK verso Nuova Democrazia, circa un 8%, e poi altri spostamenti tutti all'interno del movimento di sinistra, ad esempio Sinistra Democratica, addirittura qualcuno da Sinistra Democratica verso Nuova Democrazia per il 9,2%, e da Syriza verso Nuova Democrazia al 4,6%. Cioè, posso dirti una cosa che mi veniva in mente, che è importante, David? Forse io credo che l'appello della Merkel abbia spostato dei voti verso Nuova Democrazia, e questo va detto, cioè c'è stato un voto di persone che hanno detto qui casca l'euro, andiamo a votare in Nuova Democrazia, che è il questo partito che sia l'euro. Questo può essere. Io vi segnalavo semplicemente che venerdì Samaras aveva paura di questo cappello della Merkel, tant'è che l'ha ribadito più volte nel suo comizio finale. Però può essere ovviamente che alla fine i greci, come sempre, hanno votato con la loro testa e hanno pensato ovviamente con il cuore in Europa. Ioli Baroncini, lei ha votato Syriza, quindi il campione, diciamo così, è quasi perfetto per capire davvero se questo fenomeno esiste. Molti suoi colleghi hanno fatto la stessa cosa, molti suoi compagni. Sì, molti giovani. Come mai? Con che spirito? Con lo spirito che non sono rappresentati da un governo di corruzione, vogliono dei cambiamenti, hanno bisogno, hanno grinta i giovani, vogliono avere la possibilità della speranza di un futuro e di avere anche dei sogni. Diceva l'ospite prima però che diciamo il voto è anche un voto di responsabilità in una fase di crisi terribile come questa. È vero, può essere che non abbiamo l'esperienza che hanno le persone più mature, però sicuramente abbiamo molta voglia di cambiare le cose. I giovani in Grecia che fanno? Qual è la speranza del futuro? La speranza è di poter avere dei sogni e riuscire a realizzarli. La speranza di poter cambiare la situazione. Hanno voglia di cambiamento i giovani, vogliono poter vivere in modo decente, poter restare nell'euro sicuramente, però poter realizzare i propri sogni. E molti pensano di andarsene all'estero? Molti pensano sfortunatamente, e lo stanno facendo, stanno andando all'estero, e lasciano la Grecia cercando di trovare un futuro migliore, cercando di trovare lavoro. Vuoi rimanere qui o vuoi tornare? David, senza nessuna provocazione, se la signora pensa che questi sogni possano essere anche un po' pagati dai tedeschi? Dicono da studio se questi sogni lei non pensa possano essere pagati anche un po' dai tedeschi. Speriamo di no, io non vorrei. No. Quello che possiamo fare lo dobbiamo fare da soli, secondo me. Ho capito, ma senza i soldi
che in questo momento l'Europa 200 miliardi sono stati prestati dall'Europa, compresa l'Italia alla Grecia, cioè il punto fondamentale prestati, è questo. Se no lo... senza quei soldi, lo Stato sarebbe già in bancarotta. Lo so, se noi andiamo però in bancarotta cadono tutti poi. Ah, quindi voi, cioè, secondo me, giocate su questo anche, cioè chi ha votato Siriza ha giocato sul fatto di dire non si possono permettere un nostro fallimento. Esatto. È chiarissimo. E quindi su questo. Grazie Davide, ci vediamo col prossimo ospite. Però Cipolletta, Cipolletta diceva i 200 miliardi. I 200 miliardi che l'Europa ha dato alla Grecia non sono dei regali, è perché noi abbiamo un sistema euro che non è difeso dalla banca centrale. Certo, per cui la speculazione che non può attaccare lo yen perché lo yen è difeso dalla banca centrale, non può attaccare il dollaro perché è difeso dalla banca centrale, attacca soltanto i nostri paesi che sono più deboli. Quindi i greci non trovavano più soldi a tassi di interesse normali. Al 4,5 questi 200 miliardi. L'Europa ha prestato questi soldi, al 4,5, cioè a un tasso ben più elevato di quanto pagano i tedeschi. Quindi oggi ci sta guadagnando l'Europa su questo 4,5, perché se noi avessimo una BCE che difende l'euro, i tassi di interesse in Europa sarebbero all'1,5% e quindi quel 4,5 che si paga oggi la BCE l'incassa, quindi non c'è nessun regalo. Cipolletta, lei è un banchiere, lei presterebbe dei soldi alla Grecia oggi? Perché ho paura dell'euro, attenzione, ecco, questo ma la colpa a questo punto non è della dell'Europa. Grecia. Esattamente, perché se l'Europa desse ordine alla BCE di stampare come fanno tutte le altre banche centrali, noi non avremo nessun problema. Benissimo, è chiaro? Quindi banca centrale che faccia come fa la Fed, dice lei. Come fa la Fed, come fa la Banca di Giappone, la Banca d'Inghilterra. Noi abbiamo avuto recentemente un economista, la Reichlin, a cui ho detto proprio in questa trasmissione, ma insomma la Fed sta stampando moneta e lei ha contestato questa mia visione. Dice sostanzialmente hanno abbassato i tassi, ma non stampano moneta. Gli altri sono stati aiuti pubblici. Io dico una cosa, il Giappone ha il 220% del debito pubblico sul prodotto interno lordo, non cresce da 20 anni come paese, i suoi tassi di interesse sono pari a quelli della Germania, il suo debito è tutto interno, chi lo compra? La banca centrale giapponese, è evidente, ed è questo il sistema che stanno utilizzando oggi i paesi per evitare di alzare i tassi di interesse. Secondo lei, poi dopo arrivo voi due, però un altro elemento tecnico, il fatto... La banca centrale giapponese, privata o pubblica? Pubblica, le banche centrali sono pubbliche. Appunto. Lei si riferisce al fatto che la banca centrale italiana era controllata da una serie di banche che però non hanno nessun potere, per esempio, nel decidere il governatore della banca centrale. Diciamo che lo Stato batteva moneta un tempo attraverso Banca Italia. Sì, molto tempo fa. No, ragazzi, questa è una questione che riguarda il pre-euro. Io ascolto sempre con grande attenzione, dice Cipolletta, quando ci dice le colpe sono dell'Europa. Sì. Non presterei soldi per colpa dell'Europa. Poi arriva il cittadino che normalmente si chiede e in questa Europa che ci stiamo a fare? Allora, torniamo subito ad Atene. Aggiornamento e ospite. Ci stiamo per cambiare il sistema. Allora, pochi secondi. Questa è la casalinga del secondi. No. Questa è una nostra ospite dell'altra volta. Storace, la smetta di insinuare. Tra poco un nerboruto di Alba Dorata. Tutti carini. Questa bellissima signora non è. Ma che colpa di Parenzo, però. Quando tantissima gente vota, ci saranno anche persone normali. E comunque, la persona normale vicino a David Parenzo, se non sbaglio, una giornalista che ha detto recentemente proprio in onda di votare Nuova Democrazia. Sbaglio? Completamente. Allora, la collega della TV pubblica tra poco arriva perché ci sta portando e ci sta aggiornando con i dati. Ragione Storace, vai avanti Parenzo. C'è Tina, poco male, c'è Tina Zogopulo che è imprenditrice, ha una casa editrice e ha addirittura una scuola privata che insegna la lingua italiana. È stata candidata nella precedente tornata elettorale con un piccolo partito, adesso giusto per... un piccolo partito che se ne sono andati dal PASOK alcuni deputati. Il quale partito questa volta ha sostenuto Siriza, a me non mi ha trovato brutto, per niente d'accordo, barbone, e io sono tornata a votare per Nuove Democrazie. Allora, lei mi diceva poco fa, è felice di questo risultato? Sì, perché il settore privato ha sofferto finora, speriamo che le cose andranno meglio. Siamo stati costretti a non a licenziare personale. Lei quanti dipendenti aveva? Ma io una quindicina di anni fa, lasciamo perdere, 95 dipendenti. E in 15 anni, oggi a quanto è arrivata di dipendenti? 22
con altre lingue, però, perché sono stata costretta ad inserire il turco, l'arabo e... Nella sua scuola, che ha una scuola privata in cui si ha diverse lingue. Questo voto vi mette al sicuro? Cioè, qual è la sensazione che ha recepito? Sì, io mi sento molto più tranquillizzata, rimarremo nell'euro, rimarremo nell'Europa, perché se avessimo dovuto tornare in dracma, secondo me è un ritorno di 50 anni indietro. Vi voglio dare quest'altro dato. I greci, come sapete, sono 11 milioni e pensate che il corpo elettorale greco è formato da 9 milioni, quasi 10 milioni di elettori, che è una cifra e un dato interessante, visto che soltanto 1 milione di persone sono sotto i 18 anni e quindi non votano. Quindi anche, esattamente, 10% di giovani sotto i 18 anni. Davide, ci dobbiamo fermare per un break pubblicitario e poi ci rivediamo con i tuoi ospiti. E i dati aggiornati? Beh, sì, anche perché per ora sento i clacson della vittoria, però non c'è ancora un numero ufficiale. Eccolo che esce fuori il berlusconiano da volto umano, così mi piace, Nicola. Allora, in diretta ha parlato Tsipras, ha detto che non farà governi, era prevedibile, non previsto, e sta parlando Samaras. Ce lo allora, fa vedere Davide? Al mio fianco Vicky Bafataki. E intanto vi faccio vedere che è appena arrivato, se la camera mi aiuta, è appena arrivato, lo vedete lì in mezzo, circondato dalla folla, dai suoi sostenitori, dalle telecamere, è appena arrivato Samaras, sta improvvisando un comizio di saluto, forse se la camera riesce a stringere riuscite anche l'abbiamo, a vederlo. Ce l'abbiamo, la folla... Benissimo, la folla non è enorme ma probabilmente c'è tutto un corteo di macchine che si sta spostando verso Piazza Sintagma, sicuramente arriveranno tra poco, sì. Sicuramente non è quella festa che c'è stata ieri con la vittoria della Grecia che ha risvegliato questo popolo che per mesi ha vissuto dilaniato dalla crisi, e indubbiamente questo è stato il momento di ieri, la vittoria della Grecia contro la Russia, è stato un momento veramente di popolo, che è l'unico momento che in tanti mesi ha unito tutto il popolo greco. A me questo davvero ha impressionato e ho provato a raccontarvelo, perché le immagini anche che abbiamo visto adesso dimostrano che comunque la Grecia rimane un paese diviso. Allora Vicky, possiamo dare alcuni dati, gli allora, ultimi, siamo al 50% sì, 50, dei seggi, 88%, allora Nuova Democrazia 30,24%, 130 seggi, Syriza 26,30%, 70 seggi, PASOK abbiamo una diminuzione 12,69, 34 seggi. Greci indipendenti, qui abbiamo una grande diminuzione, 7,45. Perché molti degli indipendenti hanno votato per Nuova Democrazia. Hanno votato per Nuova Democrazia perché loro sono partiti da Nuova Democrazia. Quindi abbiamo qua 20 seggi. Alba Dorata ha avuto la stessa percentuale con la volta. 18 seggi quindi. Sì, 18 seggi. Sinistra Democratica 6,7, quindi 16 seggi. E praticamente i comunisti qua in Grecia hanno perso una grande forza, 4,43. Per cento, quindi 12 seggi. Sentiamo delle urla, delle grida di gioia, si sta scaldando l'atmosfera. Allora, grida di gioia, vi devo dire, potete immaginare, non c'è tantissima gente. C'è veramente poca gente, vi assicuro, cioè non si può chiamare festa. Piazza, ci sono un po' di sostenitori e evidentemente alcuni i colleghi che stanno intervistando Samaras. Forse la festa continua, sicuramente non è come dire una festa di popolo, perché il paese è diviso. E il paese è diviso, il percorso soprattutto sarà molto duro, i greci lo sanno. La vera festa è stata ieri, che ha unito il popolo greco e lo ha risvegliato. Forse arriveranno tra un po', ancora non c'è grandissimo. Ecco, vedete intanto Samaras che viene scortato fuori dalla piazza e seguito dai suoi sostenitori. Probabilmente adesso la festa, Vicky, tu che sei anche del partito di Nuova Democrazia, dove si sposterà la festa? Non lo sappiamo ancora. Qui si farà la festa, questo è sicuro, però siccome la gente sapeva che comunque è un thriller oggi, sì, la serata, non aspettava questi risultati così velocemente. Ecco. Allora, 52% dello scrutinio, abbiamo superato la metà. Quello che ha letto, 184 seggi sarebbero. Abbiamo superato 30 e 26, Nuova Democrazia 26, 4 punti di stacco. Di Liberto, volevo chiederle una cosa.
un economista che lavora nella finanza, ma con cui lei ha un carteggio, Vladimiro Giacchè, sostiene, e non so se Porro e Cipolletta saranno d'accordo, che l'unica soluzione per salvare l'Europa, cioè per bloccare l'effetto domino, sarebbe che la banca centrale cambiasse il suo statuto e comprasse direttamente i titoli pubblici. Beh, è quello che ha detto Cipolletta. Assolutamente. No, volevo sapere se lui era d'accordo. Assolutamente sì. Sino adesso è stato bloccato. Quindi Cipolletta è d'accordo. Quello che è stato chiesto a gran voce, e non certamente solo dalla sinistra, anche da economisti non di sinistra, ma accorti che conoscono l'economia. Voglio dire una cosa. Sino adesso l'Europa è stata percepita dai cittadini italiani, come dai cittadini greci, spagnoli, ma in generale, come quella che chiede solo sacrifici. Ci avete fatto caso? Si aumenta l'età pensionabile, ce lo chiede l'Europa. Si fanno i licenziamenti facili, articolo 18, ce lo chiede l'Europa. Si privatizza, ce lo chiede l'Europa. Oh, ma che cos'è l'Europa? Quale Europa? Ma per 10 anni abbiamo avuto tassi di interesse. È la banca. Abbiamo avuto tassi non di interesse. È l'Europa. Non è l'Europa. Scusi, abbiamo avuto tassi l'Europa di interesse al 2%. L'Europa non esiste, Porro. L'Europa non esiste. Guardi, è un'espressione geografica. Ma lei è d'accordo? Ma io sul fatto che non esiste Europa, società, collettivi, eccetera, sono d'accordo con lei. Ci sono solo gli individui. Sono i poteri forti. Caro sono Di Liberto, caro Di Liberto, abbiamo avuto 10 anni tassi al 2%. Abbiamo avuto tassi al 2%. Quale governo? Lo stavi tu con Prodi dentro il governo che ci ha portato in Europa? Quel governo lì ha fatto entrare la moneta unica. Dopodiché la gestione del passaggio, mio caro, la gestione del passaggio dalla lira all'euro, la gestione del governo Berlusconi. Il passaggio è stato adesso non facciamo di lira al mese a 1000 euro. Vedi come campa la gente. E chi c'era? Vedi come campa la gente. C'era il governo nel 2009. Voi Berlusconi. Va bene. Questa polemica è un cavolo. Come dire, alla fine complimenti per la signorilità, diciamo. Ma dai ragazzi, non ci possiamo mettere la prima serata, che fa schifo, Di Liberto, linguaggio forbito, stiamo parlando della che prego, perché se dobbiamo tirare fuori Berlusconi anche adesso per la vittoria del centrodestra, voglio proporvi un cambio. Ci sarà uno spread. Carlo Freccero ci manda un telefonino, sta guardando la puntata e dice: guardate una contaminazione, che la vittoria all'europeo ha favorito questo risultato. È una provocazione. La vittoria all'europeo della Grecia. E quindi cosa farà il calcio è un punto di grande sintesi dell'immaginario, tant'è vero che avremo incredibilmente una partita fra Grecia e Germania. Allora, che cos'è che decide adesso la sfida, secondo Storace? Un'altra elezione, un altro voto, un cambiamento degli statuti, come dicono Cipolletta e Di Liberto? Cioè, come si decide, secondo lei, questa partita europea? Ci vuole una classe dirigente che prenda consapevolezza dei doveri che hanno gli Stati. Io credo, molti economisti hanno cominciato a scriverle queste cose, non so se fra poco anche Porro lo scriverà, ma credo che la questione del nostro debito è una questione che va analizzata con serietà. Noi per metà siamo indebitati verso le banche estere. Ora, questa questione va affrontata, va presa di petto o no? Noi dobbiamo continuare a pagare questo debito? Questa è la domanda che faccio. Bene, chiudiamo. Ultima battuta da Atene. Ultima immagine e andiamo via. David, chiudi la serata. L'ultima immagine. Immagine. Quella è la fidanzata di. La mia è quella che domani la parola andrà ovviamente ai mercati, che sono, come dire, giudicheranno con severa attenzione il voto greco. Io però l'ultima parola la darei in 30 secondi a Vicky Bafataki. La fotografia del paese oggi dopo questo voto qual è? Con un'immagine, con un titolo? Comunque il paese ha bisogno di un governo e sono sicura che domani avremo un governo, perché la situazione non è facile. Poi hai visto, abbiamo girato molto qua. Allora la situazione direi che è tragica. Comunque il governo sono sicura che darà una soluzione e poi noi rimaniamo nell'euro e questa è la cosa più importante. Cipolletta, chiudiamo l'ultima cosa. Lei fra Grecia e Germania chi tiferà? La vedrà la partita di calcio? Beh, io tifo per la Grecia in questo momento. Credo che dobbiamo essere tutti Di Liberto? Greci. Assolutamente Grecia. E Storace? Non c'è il minimo dubbio. Ma è pazzesco. Sono rimasto solo io a tifare per la Germania, per fare un po' la minoranza, ma non è così. Noi ci vediamo sabato prossimo. Italia, è finita. Mai tiferebbe per la Di Liberto, non dica più cose di sinistra. È finita. Non dica cose più di sinistra. A sabato. Abbasso la Germania. Basta sabato. Buonasera.